L'ex capitano della Roma Francesco Totti torna a far parlare di sé, avrebbe tradito Ilary Blasi proprio con lei. Ha deciso di uscire allo scoperto solo ora. Non voglio più tacere, Francesco e io ci siamo amati due volte, è con queste parole che una delle showgirl più note del mondo dello spettacolo ha rivelato di aver avuto una fugace relazione con Francesco Totti. Ha atteso fin troppo a lungo per raccontare la propria verità su una faccenda che i giornali hanno archiviato in fretta. Dopo la separazione tra lui e Ilary Blasi le è sembrato il momento giusto per vuotare il sacco su quanto accaduto. Francesco Totti, la verità sul tradimento, parla la donna. Il presunto flirt fu smentito dal pupone anche nel suo libro Un capitano, uscito nel 2019, Se ho passato una notte con lei, tutta un'invenzione. L'anno prima era stata invece la, ex, moglie a parlarne, attaccando la diretta interessata scontrandosi con Fabrizio Corona, che aveva rilanciato lo scoop, al Grande Fratello, cosa dire di questa donna? È solo un'aspirante soubrette bugiarda. Le sue ultime dichiarazioni però gettano nuova luce sulla vicenda. Flavia Vento e la storia d'amore con Francesco Totti. Io in silenzio perché. Non ha potuto trattenersi più Flavia Vento, ha deciso di raccontare tutto ai microfoni di Novella. La storia con Francesco Totti non fu inventata, lo ha ammesso senza troppi giri di parole, ci siamo amati due volte, la prima nel 2001 e la seconda nel 2005. Il secondo incontro, il più recente, poco prima delle nozze dell'ex capitano della Roma con Ilary Blasi, ci siamo incontrati a Trastevere. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Un silenzio che l'ha fatta soffrire, soprattutto perché conserva ancora un bel ricordo di quanto è avvenuto tra loro, ho ritrattato e ho cercato di non parlarne più. Poi sono credente e per me il matrimonio è un vincolo sacro, c'erano anche bambini di mezzo, non volevo farli soffrire. Sulle ragioni che hanno portato alla fine della presunta storia d'amore spiega, ci siamo allontanati, non so neanche io perché. Io un po' ci credevo a quella storia, ma, le ripeto, eravamo molto giovani e lui forse non era pronto a qualcosa di importante.